Allora, come vi accennavo prima, sospendiamo un attimo, ma non del tutto, il discorso della ricorsione per vedere una categoria di problemi molto nota, molto studiata in informatica, che poi anche nelle applicazioni pratiche, in tutti i giorni, in tutte le applicazioni di fatto, che è quella del mettere in ordine gli oggetti, no? Ordinare, invece sort, mettere nell'ordine giusto. Se non sbaglio, voi non avete mai visto nessun algoritmo di ordinamento in nessuno dei corsi che avete fatto, a meno dell'order by del SQL, che però fa tutto lui, no? Allora, cerchiamo di capire quali sono, senza entrare nel dettaglio, no? Nel senso che non mi interessa andare a analizzare il funzionamento di 27 algoritmi di ordinamento diversi, sono dei libri interi su quello, per ognuno con i vantaggi, svantaggi, complessità, eccetera, eccetera. Mi interessa darvi un flash, uno, sulla definizione del problema, due, sul fatto che ci sono alcuni algoritmi di ordinamento che sono di tipo iterativo, altri di tipo ricorsivo, ovviamente. Prima guarderemo l'iterativo per poi buttarsi un po' di più su quelli ricorsivi, non perché vogliamo essere l'elite di fare la ricorsione, ma perché sono n log n mentre gli altri sono n quadro, è un piccolo vantaggio se lo danno. Quello che ci vorremmo portare a casa è capire come funzionano queste cose e poi il punto 7, capire quali sono i metodi di ordinamento che già ci sono nelle collection di Java. Cioè non dovremo mai, salvo casi particolari, implementarci il nostro metodo di ordinamento. C'è già, ma dobbiamo capire come funziona. Allora, qual è il problema? Il problema definito sui libri è molto semplice. Hai una sequenza di numeri, diciamo numeri reali, in ingresso, e in uscita vuoi ottenere una sequenza ordinata in modo diverso, potenzialmente, degli stessi numeri, quindi tecnicamente si chiama permutazione, cioè gli stessi numeri ma disposti in un ordine diverso, tale per cui l'ordine finale sia crescente. L'ordine finale porti a una sequenza crescente di valori, immaginatevi i numeri reali, quindi l'ordine finale è a 1 minore di a 2 minore di a 3 minore di a n. Questo è il problema teorico, numeri. Poi nella pratica non serve quasi mai ordinare dei numeri, servirà ordinare degli oggetti rispetto a qualche proprietà dell'oggetto stesso, che può essere numerica, o può essere tipo stringa, può essere una data, può essere una qualunque proprietà rispetto alla quale sia possibile definire quel minore uguale che sta sotto. È possibile definire una relazione d'ordine. Okay? Quindi ci sono sempre i due aspetti. Quello dell'algoritmo visto sulla carta, no? In teoria, e sui libri, e sui testi, è sempre spiegato in termini astratti, magari con un vettore di numeri interi. Poi c'è l'aspetto poi più applicativo, di dire ok, va bene, quell'algoritmo però lo dobbiamo calare in una realtà in cui io non ho un vettore di numeri interi di lunghezza fissa. O, che ne so, una linked list di oggetti ordinati secondo qualche criterio, e quindi poi ci sono dei problemi pratici da affrontare in seconda battuta. Storicamente gli algoritmi di ordinamento si dividevano in due grandissime categorie: l'ordinamento interno e l'ordinamento esterno. L'ordinamento interno presupponeva il fatto che i dati da ordinare fossero tutti in memoria, quindi leggo i dati da file, da dove sono, me li prendo in memoria, e quindi vuol dire che devono starci tutti in memoria, la quantità di dati che devo ordinare deve essere minore o uguale alla capacità di memoria che ho a disposizione sulla macchina, capacità di memoria che tenga conto dei dati stessi e della memoria aggiuntiva che mi serve poi per elaborarli, per spostarli, per duplicarli, per ordinarli appunto, e poi eventualmente il risultato lo posso salvare di nuovo su memoria di massa. Se io ho tutti i dati in memoria, ho un vantaggio, che tendenzialmente il costo di accedere a un dato piuttosto che un altro è lo stesso.
perché sono tutti lì, la memoria è l'accesso diretto, tutte le celle di memoria costano uguali in termini di tempo di accesso. Viceversa, gli algoritmi di ordinamento esterno sono quegli algoritmi pensati per i dati così grandi che non ci stanno totalmente in memoria. Non è possibile caricare tutto in memoria perché il database, l'insieme dei dati, è più grande rispetto alla quantità di memoria che ho. E allora gli algoritmi di ordinamento esterno sono molto diversi da quelli di ordinamento interno, perché tipicamente l'ordinamento esterno lavora su file. Legge un file, lo spezza in due, poi lo ricombina, poi ogni volta legge e scrive un file dall'inizio, perché il file solo questo puoi fare, non ha senso fare accesso casuale avanti, primo elemento, l'ultimo, il quinto, il settimo, perché i tempi di accesso con tutto lo spostamento delle testine sui dischi sarebbero inaccettabili. E quindi si lavora con molte passate sequenziali, proprio un concetto completamente diverso di ordinamento. Oggi, e soprattutto per noi, l'ordinamento esterno non ci interessa, nel senso che noi sì siamo capaci di lavorare con dati di grandi dimensioni, ma non li gestiamo noi direttamente leggendo i file. Usiamo un DBMS e li facciamo ordinare o gestire o interrogare dal DBMS, no? Attraverso SQL. Quindi l'importanza degli argomenti degli algoritmi di ordinamento esterno è via via scomparsa negli anni grazie alla crescita dei database relazionali che sostituiscono questo strumento. Poi è un problema che abbiamo scaricato su un DBMS, spesso lui, ma noi non ci dobbiamo, diciamo così, normalmente non ci si preoccupa più. Rimane come distinzione teorica, giusto per, diciamo così, sottolineare l'importanza che i dati da ordinare supponiamo che siano tutti già pronti in memoria. Ecco, che differenza c'è, accennavo prima, tra l'algoritmo del libro, no, che lavora con numeri interi, e la pratica in cui ho degli oggetti in una collection, in una lista, e ci devo lavorare. Allora, e qui facciamo riferimento molto specifico a che cosa prevede Java. Quando ho due oggetti, A e B, di tipo, qui ho fatto un esempio di oggetti che si chiamavano studente, per esempio, no? Voglio memorizzare degli studenti, ma non me la faccio ancora vedere questa perché c'è già delle cose che voglio avere programmati. E ho due istanze della classe studente, posso chiedermi se questi due oggetti sono uguali. Sappiamo già che ci sono due modi che fanno due cose diverse, o if A uguale B, che si chiede se i due riferimenti A e B puntano allo stesso oggetto dello I. Oppure if A.equals di B, che chiama il metodo equals dell'oggetto stesso, che posso anche aver ridefinito, come abbiamo visto quando parlavamo di tabelle di hash, posso anche aver ridefinito per indicare un criterio di uguaglianza diverso. Considero oggetti uguali se hanno almeno questi campi uguali e gli altri non mi interessano. Però non posso scrivere if A minore di B. Non è definito tra oggetti diversi una nozione di ordinamento, perché in generale non si può definire. E allora come fa un algoritmo di ordinamento a ordinare gli oggetti se non sa neanche dire, dati due oggetti, quale dei due più grandi? Infatti un algoritmo di ordinamento non può ordinare degli oggetti, a meno che questi oggetti implementino una specifica interfaccia che si chiama compare. L'avrete già vista questa interfaccia probabilmente nel corso precedente, quando avete visto le sorted list, forse se le avete usate, e lo riprenderemo sicuramente, o i tree list, o i tree set. Ma qui ci entriamo in dettaglio proprio perché è il tema dell'ordinamento. L'interfaccia comparable è la dichiarazione che il mio oggetto implementa un metodo che si chiama compareTo. In realtà l'interfaccia comparable è un'interfaccia generica, quindi non c'è comparable in astratto, c'è comparable di string, comparable di studente, comparable di persona, comparable di libro, eccetera. Estendo l'interfaccia
comparable, ossia implemento, decido, dichiaro di implementare un metodo compareTo. Che è un metodo che implemento io, creatore della mia classe, attraverso il quale dico come si fa a confrontare la mia classe con un'istanza di un'altra classe, normalmente dello stesso tipo. Normalmente un'altra istanza dello stesso tipo di classe o sottoclasse. E sono io nel mio codice che decido che cosa vuol dire minore e che cosa vuol dire maggiore, implementando la funzione compare, che deve restituire un valore intero. Compare è una funzione del mio oggetto, compareTo, compareTo è una funzione del mio oggetto, che riceve come parametro un riferimento a un altro oggetto. Deve restituire un valore negativo, nullo o positivo, a seconda che il mio oggetto, quello su cui è stata chiamata la funzione, sia da considerarsi minore, uguale o maggiore rispetto all'altro oggetto. Quindi se il mio oggetto è più piccolo dell'oggetto che mi viene passato come parametro della compare, restituirò un valore, un numero negativo, qualunque, non importa, un numero intero negativo, a mia scelta. Se invece i due oggetti sono da considerarsi uguali, restituirò 0. Se invece l'oggetto che mi è stato passato è da considerarsi minore, quindi io sono maggiore, restituirò un valore positivo. Bon, poi cosa fa questa funzione? Se lo decide diciamo, liberamente. L'implementazione del metodo compareTo in un certo senso dichiara un ordinamento naturale nei miei oggetti. Il modo normale per metterli in fila è quello indotto in un certo senso della funzione compareTo. Deve dare un ordinamento totale, nel senso che due qualsiasi oggetti devono essere confrontabili. Deve dirmi minore uguale a maggiore. Può anche darsi che ci siano oggetti che hanno diversi tra di loro, distinti, separati, che però decidiamo che rispetto alla funzione compare siano uguali. No? Tipo, che sono due dati diversi di uno studente relativi a due esami diversi che cambiano il voto, in cui cambia il voto ma il nome e cognome sono uguali, allora se io sto facendo l'ordinamento per cognome non ce ne sarà nessuno dei due che è maggiore dell'altro, sono uguali, no? Sono allo stesso livello, dipende qual è il criterio di ordinamento. Ecco, però poiché il compare in un certo senso definisce non solo il maggiore e il minore ma anche l'uguale, dobbiamo fare attenzione quando definiamo la compareTo di definire anche la equals in modo coerente, perché poi alcune funzioni di libreria internamente useranno il compare, altre funzioni di libreria internamente useranno l'equals, e se i due dicono cose diverse poi non ci possiamo stupire che poi il programma faccia cose incomprensibili. Allora quello che dovremmo dire è che tutte le volte, tutte e sole le volte che x.compare to y da 0, e quindi secondo la funzione compare dell'ordinamento naturale dichiarato dagli oggetti, questi due sono uguali, da considerarsi uguali, allora x.equals deve essere vero di y. E questo uguale è un'indicazione doppia. Se il compare mi dice che sono uguali, allora anche equals deve dire che sono uguali. E se equals mi dice che sono uguali, allora anche compare deve restituire 0. Sta a noi garantire che questa proprietà, questa, diciamo così, equivalenza tra i due modi di chiedersi se due elementi sono uguali sia rispettata implementando opportunamente la equals e la compareTo. Quindi sono rari i casi in cui uno implementa la compareTo e non debba anche implementarsi la equals, anzi nessuno. Questi sono i requisiti principali. Se poi andate nel Java doc del comparable, dell'interfaccia comparable, vi racconta pochino più in dettaglio quali sono tutti i requisiti, no, di come deve essere fatta questa funzione. Ma è anche abbastanza semplice da leggere. E vedete che è un'interfaccia minimale. Devi solo implementare un metodo. Questo, fine. Poi c'è questa T strana che sta a indicare appunto che è un'interfaccia generica e a seconda del tipo T che tu dichiari quando la definisci, la usi, sarà comparable di un certo tipo. Allora questo va bene
possiamo usare per definire quello che ho chiamato l'ordinamento naturale di un numero. Allora, nella pratica cosa facciamo? Abbiamo una classe che rappresenta dei dati di una certa entità, entità nel senso del database, del tipo di dato, e questa classe ha tanti campi. A seconda di cosa dobbiamo fare nel programma, è importante ordinare, che so, per data, o per matricola, o per cognome, o per voto, o per quello che volete. Ci sarà un tipo di ordinamento che vogliamo definire ordinamento naturale, o più importante, e a quello rispetto al quale definiremo il metodo compareTo. E normalmente questo ordinamento, che continuo a chiamare naturale, così lo chiamano il gioco, sarà calcolato a partire solo da alcuni dei campi del mio oggetto. E di alcune variabili interessa, altre invece non interessa. Allora, nel caso, negli algoritmi di ordinamento, si usa chiamare chiave l'insieme dei valori, dei campi che interessano ai fini dell'ordinamento. Se ho degli oggetti, li ordino per valori crescenti della chiave o dei campi chiave. Non c'entra nulla con la chiave della mappa, non c'entra nulla con la primary key del database. È solo un modo per distinguere. Io ho un oggetto che è fatto di tanti campi, alcuni mi importano ai fini dell'ordinamento, altri no. Allora chiave è uno scorciatoio per dire i campi che mi importano, che sono rilevanti ai fini dell'ordinamento. Gli altri, diciamo che sono dati collaterali o dati aggiuntivi, che però non me li posso dimenticare, perché quando scambio di posto gli elementi devo scambiare un posto con tutti i dati. Ma non li vado a guardare, non mi serve andarli a leggere. Consultare. Così come però ci sono vari campi e in momenti diversi potrei voler vedere un insieme di elementi ordinato in modi diversi. Se devo stampare i risultati degli esami, mi piace vederli ordinati per cognome, così ognuno se lo trova facilmente. Se invece devo fare delle statistiche, mi piacerebbe vederli ordinati per voto, così ho idea più o meno di come è andato l'appello. Allora, ci sono dei casi in cui risulta difficile, un po' troppo restrittivo, dire ok, per quel tipo di oggetto questo è l'ordinamento naturale. Ci piacerebbe poter definire più tipi di ordinamento aggiuntivi oltre a quello naturale. No? Che è un po' meno limitativo. Questo si può fare creando delle classi comparator, classi di oggetti che siano dei comparatori, che quindi soddisfino l'interfaccia comparator. Notare la sottigliezza. Comparable dice io oggetto sono confrontabile e quindi io ho un metodo per confrontarmi con altri oggetti. Comparable. Questo mio metodo di confronto definisce diciamo così, l'ordinamento naturale che devi considerare. Comparator invece è un altro oggetto, io non sono l'oggetto studente. Un altro oggetto che però è capace a comparare su un comparatore, è capace a comparare studenti, è capace a comparare, a confrontare, diciamo in italiano si dice confrontare, più correttamente, ma per fare il verso al nome dell'interfaccia, sono capace a comparare oggetti di quel tipo lì. Se tu mi dai due oggetti di quel tipo, io sono capace a dirti qual è più grande. E di classi comparator per un determinato tipo di oggetto ce ne possono essere tanti. Tanto sono oggetti separati, non fanno parte dell'oggetto. E l'interfaccia comparator ha un metodo solo, che si chiama compare, che riceve come parametri due oggetti dello stesso tipo e dovrà restituire, indovinate un po', un numero negativo, nullo o positivo, a seconda che il primo sia negativo, nullo o positivo, sia minore o uguale o maggiore. Del secondo. Quindi fa la stessa cosa del compareTo, ma anziché farlo dall'interno dell'oggetto,
lo fa esternamente, avendo due oggetti da confrontare, più indipendente, esterno, ma proprio perché esterno ne posso avere quanti ne voglio. Adesso lo vediamo come negli esempi pratici perché. Allora, se io voglio ordinare una serie di elementi, la cosa più utile è quella di avere gli elementi, che poi io voglio ordinare secondo l'ordinamento naturale. Allora, gli oggetti da ordinare debbono essere compero. Oppure voglio poterli ordinare secondo qualche altro criterio, allora gli oggetti possono essere o non essere comparable, non mi importa, ma l'algoritmo di ordinamento dovrà avere, oltre che gli oggetti, anche un comparatore che vogliamo che operi su di essi. Comparator è un'altra interfaccia, di nuovo anche molto semplice, perché anche lei ha un metodo compare. Poi dice c'è anche il metodo equals, ma non c'entra niente con l'equals degli oggetti da confrontare, è l'equals tra comparatori. Dice, io questo comparatore qua compara con lo stesso criterio di quell'altro comparatore là, di solito non ci interessa andare a definirlo. Invece compare sì, è il motivo per cui facciamo classi che implementino compare. Allora, vediamolo in pratica. Prendiamo il codice, perché il codice si fa vedere in Eclipse, non sulle slide. Allora, io ho fatto l'ipotesi di voler magari gestire una serie di studenti. Quindi ho un oggetto che voglio gestire, ordinare, stampare, quello che volete. Allora, io partiamo dal basso, partiamo dall'oggetto. L'oggetto che contiene i dati, in questo caso ho messo due intere, due stringhe, tanto per fare qualcosa. Classe studente, intero matricola, stringa cognome e nome, intero voto. Vabbè, qui qua è una classe semplicissima con quattro campi e i suoi get e set, get matricola, set matricola, c'è cioè il costruttore, insomma una classe, un normale oggetto Java, non quello che chiamiamo POJO, plain old Java object, un normalissimo oggetto Java con i metodi di accesso. Di per sé non è ordinabile né confrontabile. Per renderlo confrontabile, per rendere confrontabili tra di loro istanze della classe studente, dovrò definire il metodo compareTo. E quindi scegliere qual è il criterio naturale di ordinamento. E, adesso lo implementiamo, devo implementare il metodo compareTo e dichiarare che la classe implementa l'interfaccia comparable di studenti, di se stesso. Cioè, questa classe può essere confrontata con altri oggetti della stessa classe. Sarebbe abbastanza strano che la classe potesse essere confrontata con oggetti di classi diverse, visto che l'operatore di confronto deve essere invertibile, no? Se A è maggiore di B, devo poter dire che B è minore di A, quindi confrontarli anche al contrario. Quindi normalmente comparable della stessa classe. Quindi lo dichiaro qua. Dichiarare questo significa impegnarsi a fare l'override della compareTo. Quando ho scritto questo ero in modalità pigrizia e quindi ho detto qual è il campo più semplice rispetto al quale poter definire l'ordinamento naturale? Per matricola. Il punto di vista della segreteria studente. Mettetevi in fila per matricola. È un ID, no? Numerico, e quindi diciamo che li ordino per ID. E allora restituisco una funzione che sia negativa, che restituisca un risultato negativo, se l'oggetto io, l'oggetto presente, è minore rispetto all'ordinamento per matricola, minore dell'oggetto che mi viene passato come parametro. Allora, per farlo leggibile in inglese, visto che l'oggetto corrente si chiama this, io ho chiamato il parametro other. Questo è l'altro. Quindi, un modo semplice è quello di fare sottrazione. This.matricola meno other.matricola.
Allora, se la mia matricola è più piccola dell'altra, la situazione sarà negativa. Se le matricole sono uguali, la situazione sarà 0, se la mia matricola è più grande, la situazione sarà positiva. Quindi con una riga sono riuscito a soddisfare quel requisito strano, dammi un numero negativo, positivo, nullo. Quando fate i casi comparatori, confrontare significa fare una sottrazione, di quali campi lo decidiamo. Nel caso in cui siano campi numerici, me la cavo facilmente. Okay? Questo è il comparetto. Quindi questi oggetti hanno un ordinamento naturale che è per matricola, per numero. E poi subito dopo dico, attenzione, campanello d'allarme, ho cambiato compare to, ho definito compare to, vediamo un attimo di ridefinire equals in modo coerente. L'equals di object, l'equals, diciamo così, predefinita, dice che gli oggetti sono uguali se hanno lo stesso indirizzo, sono la stessa istanza. Qui però diciamo che due oggetti sono uguali se la differenza tra le matricole è nulla. Compare to uguale 0 se le due matricole sono uguali, se sono anche due oggetti diversi ma hanno la stessa matricola. Allora, ridefiniamo l'equals in modo che si comporti nello stesso modo. L'equals ritornerà vero o falso a seconda che this.matricola sia uguale a other.matricola. Poi qui devo fare un cast a studente perché purtroppo l'equals ha come signature object e non studente. Quindi ho definito compare to perché voglio dare un ordinamento ai miei oggetti. Bene, ma allora mi porto dietro lo equals. Ho definito compare to, quindi equals va ridefinito di conseguenza. E poi equals si porta dietro hashCode. Perché abbiamo detto che le funzioni di hash devono fornire risultati uguali tutte le volte che gli oggetti sono da considerarsi uguali. E quindi poiché io ho dato la nozione di uguaglianza, che è più larga rispetto a quella che avevo prima, che avevo object, che controllava gli indirizzi, allora dovrò ridefinire la funzione di hash in modo che consideri uguali cose, e quindi restituisco lo stesso valore di hash, cose che prima consideravo diverse. Quindi ogni volta che ridefinisco una funzione di equals, devo andare a ridefinire la funzione hashCode in modo da essere sicuro che ogni volta che due oggetti sono equals, anche l'hashCode, calcolata sull'uno e calcolata sull'altro, coincidono. E sapendo che l'hashCode di sistema, quella di object, mi dà l'indirizzo di memoria, tutte le volte che l'equals lavora sui campi, sui valori di qualche campo, e l'hashCode di sicuro non potrà più lavorare su un indirizzo di memoria, ma dovrà lavorare sui valori degli stessi campi. In questo caso ho un campo di tipo matricola e faccio in fretta, di nuovo sono entrato in modalità pgrids, anziché inventarmi una funzione di hash che lavorasse con un numero intero, ho preso this.matricola, l'ho convertito in un oggetto di tipo integer e ho usato la sua funzione di hash. Come se fosse un oggetto di tipo integer. Non posso fare matricola.hashCode perché matricola è un int come oggetto primitivo, non come oggetto. È una variabile primitiva, non un oggetto, quindi l'ho portata in un oggetto. E questo è, purtroppo, sono il lavoro necessario conseguente alla definizione di un compare. A parte questo, non c'è null'altro in questa classe. Di nuovo, questo se andiamo avanti sul discorso dell'ordinamento, ma in termini di progettazione, tutte le volte che definiamo un oggetto che contiene dati, qui siamo nel modello per parlare di MVC, vedrete che se è progettato bene non sa nulla di come verrà utilizzato. Lui pensa a comportarsi bene, a contenere i dati, a gestirli, validarli, leggerli, scriverli nel modo giusto. Ma non sa nient'altro. Non sa chi lo ordinerà, non sa da dove arrivano i dati, non sa chi li scriverà dentro, non sa quanti sono, non sa qual è la collection che li contiene, eccetera. Se è fatto bene, non sa nulla. Ok? Ok. E questo è lo studente ordinato per matricola, spontaneamente.
Ma poi noi potremmo definire dei criteri di ordinamento diversi. Allora io mi sono preparato tre altre classi che ho chiamato studente by voto, studente by name e poi di nuovo studente by matricola, per non farmi mancare nulla, che sono i tre criteri di ordinamento che mi sono venuti in mente che abbiano senso, no? Su questo tipo di oggetti. Studente by voto, queste sono classi separate, che però sono dichiarate come comparatori di studenti. Sono una riga, non sono cose complicate. Studente by voto è un comparatore di studenti. C'è una classe che, dati due studenti, è capace di dirti quale dei due è più grande dell'altro. Come? Beh, in questo caso, by voto fa la sottrazione dei voti. Allora, quindi, riceve studente 1 e 2, poiché è esterna la classe studente, per sapere il voto devo usare i metodi get e set, che abbiamo giustamente definito nella classe oggetto, la classe studente, e fare sottrazione. Vista così, forse si capisce un po' di più quello che dicevo prima, quando dicevo magari due oggetti possono essere diversi, rappresentare studenti diversi, ma essere uguali rispetto al criterio di ordinamento corrente. Perché dire, vabbè, se le matricole sono uguali è ovvio che stiamo parlando della stessa persona, ma se due voti sono uguali non è detto che stiamo parlando della stessa persona. E quindi ci saranno molti oggetti che, dal punto di vista di questo ordinamento qui, che non è quello naturale ma è uno intuitivo, risultano uguali ma che rappresentano studenti diversi, equivalenti dal punto di vista dell'ordinamento, ma non dagli altri punti di vista. E così posso definire altri criteri di ordinamento. By matricola l'ho definito per comodità, per ridondanza, in realtà ce l'avevo già, era già l'ordinamento naturale, ma poi quando scriverò un ordinamento di ordinamento che richiede un comparator, non c'è un modo per generare in automatico il comparator per l'ordinamento naturale. Cioè, comparator by matricola si ribalta sul compare to nativo, naturale. Però ho così una classe comparator per farlo. E poi, ad esempio, quello un pochino più interessante è il confronto per nome. Confronta un studente by name, confronta due studenti, appunto by name, secondo il criterio del nome. Prende due studenti, argomento 0, argomento 1, e io quello che faccio è vado a confrontare i cognomi. Faccio un confronto tra il cognome del primo argomento e uso compare to al cognome del secondo argomento. E questo compare sarà nullo, positivo o negativo. Se è negativo o positivo, cioè non nullo, vuol dire che i due cognomi sono diversi, uno è più piccolo e l'altro più grande, o viceversa. E allora ho già finito, non mi serve guardare il nome, se so già che il cognome è diverso. Giusto? E quindi ritorno, il risultato del confronto è uguale, è esattamente il risultato del confronto tra i cognomi, se i cognomi sono diversi. Se invece i cognomi sono uguali, quindi quel compare è uguale a zero, vado a confrontare i nomi. E ritorno, il risultato, se i cognomi sono uguali, il confronto tra i nomi completi sarà uguale al confronto tra i nomi di battesimo. Quindi, a parole si dice l'ordine per cognome è a parità di cognome per nome. Questo è ciò che fa questa funzione. Nella sua stupidità ha una serie di trucchetti questa signora qua. Ma qualcuno potrebbe dire, ma sei complicato la vita. Potevi fare cognome e nome, li concatenavi in una stringa e confrontavi le stringhe. String nome completo 1 uguale, anzi nome completo 0 uguale, argomento 0.get cognome più spazio più argomento 0.get nome. La stessa cosa, return stringa 1 minore stringa 2, tutto lì.
perché non l'ho fatto? Ma perché qua, se guardate questo codice, non c'è nulla che lasci capire che quel nome e quel cognome siano stringhe. Da nessuna parte compare string. Okay? Nome e cognome sono delle proprietà estratte con getNome e getCognome, che l'unica cosa che devono avere è che devono essere comparable, perché sto chiamando un compareTo su tale proprietà, ma basta. Quindi se un domani arrivasse uno da Marte e cui cognome è una sequenza di, che ne so, numeri, basta definire il cognome come oggetto cognome marziano e definire l'opportuno comparatore, e questa classe non la tocca più. Sì, ma so che è una stringa. Ok, ma facciamo finta di non saperlo, tanto non ci costa di più. Questo chiaramente è banale come esempio, no? Però come il modo di pensare, cerchiamo di capire qual è il nostro compito, qual è il compito di questa classe. Prendere i campi e costruire una relazione di ordinamento per gli oggetti di tipo studente, che è costruita a partire dalle relazioni di ordinamento dei singoli esistenti per i singoli campi dell'oggetto studente. Quindi, anche se non sono string, questa funziona. Il fatto di concatenare nome e cognome, adesso non mi viene un esempio, ma creambi introdurrebbe comunque ambiguità. Pensiamo a persone con doppio nome e doppio cognome. E cosa succede se una persona con doppio cognome ha il secondo cognome uguale al primo nome di un altro? E non sai più dove finisce il nome e dove comincia il cognome. Dovresti metterci non uno spazio, una virgola, un altro carattere, ma perché ci dobbiamo complicare la vita? A parole spieghiamo, se devi spiegarlo a un bambino di 8 anni, come si fanno, metti l'ordine delle parole, dice, li metti in ordine per cognome e dice se il cognome è uguale, se il cognome è uguale li metti tutti insieme e ordinati per nome, finisce lì, e qui è qua. Perché è più esplicito. Poi anche con le stringhe andava bene lo stesso, no? Però ne approfittiamo per cercare di ragionare su ogni singolo passettino che facciamo. Allora, qui abbiamo fatto cosa? Abbiamo definito un tipo di oggetto che è pronto per essere ordinato, sottoposto a ordinamento. Perché abbiamo l'oggetto, che tra l'altro è un ordinamento naturale, ben definito con l'equals, con l'hash, e una serie di comparatori che permettono di vedere l'oggetto ordinabile da punti di vista diversi. E in realtà l'oggetto, finché ne parlo al singolare, non è ordinabile, è uno. Diciamo che è un oggetto che si presta a essere ordinato quando verrà incluso in collection, in elenchi, in liste, in array, da qualche parte. Ma però è pronto. E questo è bello perché la collection che lo contiene non deve sapere come fare a ordinare o confrontare gli oggetti, perché sono gli oggetti che lo sanno. La collection fa il suo lavoro di contenere. E confrontare lo fanno gli oggetti, se stiamo parlando dell'ordinamento naturale, o i comparatori, se stiamo parlando di ordinamento aggiuntivo. Ognuno fa il suo pezzo di lavoro. Tante classi di tre righe ci danno questo risultato. Vabbè, queste sono le stesse cose. Ok, adesso torniamo agli argomenti di ordinamento. A questo punto, grazie anche a, tante grazie a Java, tante, riusciamo di nuovo a tornare a ragionare in modo astratto, in termini di ordinare degli elementi a 1, a 2, a 3, a 4, perché tanto il significato di quel maggiore, minore, uguale, abbiamo tutte le interfacce, il comparable, l'equals, il compareTo, che definiscono che cos'è. Quindi non devo più entrare nel dettaglio dell'oggetto. Dico, ok, sono oggetti, dirò, sono oggetti che saranno comparable, oppure qua ci vorrà un comparable.
e la semantica dell'ordinamento me la danno quelle classi. L'algoritmo di ordinamento può non sapere qual è il criterio di ordinamento. Non siete purtroppo in grado di apprezzare la bellezza di questa frase perché non avete mai provato a farlo in C. In C è la morte, riuscire a fare un algoritmo di ordinamento generico rispetto al criterio di ordinamento dei dati. Devi impazzire con un puntatore a funzioni. Va bene, funziona, però fa male. Quindi torniamo un attimo all'astratto. No? L'astratto, fidandoci, diciamo così, del comparator comparable, soprattutto del comparator, anche uno dei pezzi di forza di Java. Torniamo all'astratto, dicevo. Parlavo di algoritmi di ordinamento e di un'altra proprietà di un algoritmo di ordinamento che a volte ci interessa, che è la cosiddetta stabilità dell'algoritmo. Immaginate l'ordinamento per voto, ok? L'ordinamento per voto creerà dei gruppi di studenti che hanno tutti lo stesso voto. All'interno di quel gruppo, in che ordine sono messi i singoli studenti? Allora, se il mio requisito è ordinare per voto e buon, non mi interessa. Però sarebbe bello, anche esteticamente, che all'interno di quel gruppo, per tutti i 30, li ordino, magari li metto in ordine alfabetico, piuttosto che in ordine a casaccio. E poi tutti i 29 in ordine alfabetico, poi tutti i 28 in ordine alfabetico. Come posso farlo? Potrei definire un comparator studente by voto and nome, che fa questo lavoro. Oppure potrei dire, ma prendo gli studenti, prima li ordino per nome e poi nella lista ordinata per nome li ordino per voto. A questo punto ci sono due tipi di algoritmi di ordinamento. Quelli che quando ordino per voto mandano pallino l'ordinamento per nome, quindi alla fine sono ordinati per voto ma i nomi sono tutti mescolati. Oppure gli algoritmi di ordinamento stabili, che sono quelli che quando gli elementi sono già ordinati e vengono sottoposti al secondo ordinamento, qualora nel secondo ordinamento esistano dei valori, dei gruppi di elementi che hanno lo stesso valore della chiave, e beh, questi gruppi rimangono elencati nello stesso ordine in cui erano elencati prima. E quindi vuol dire che ordinamenti multipli a più livelli si possono fare con più passate successive, ordino per nome, poi ordino per voto, e mi vengono fuori puliti, se l'algoritmo è stabile. Se invece l'algoritmo di ordinamento non è stabile, avrei tutti i gruppi di voti, ma l'ordinamento per non rimane traccia dell'ordinamento per cognome, sono tutti mescolati. Dipende. Alcuni algoritmi di ordinamento sono stabili, altri no. Ce lo dice quando andiamo a studiare l'algoritmo, c'è scritto stable o non stable. A volte ci può servire, se vogliamo fare questa sorta di ordinamenti a catena, a volte non ce ne frega niente, perché tanto l'ordine finale non ci interessa. È una proprietà che ci può servire o no, teniamola presente. All'interno di questo grosso universo c'è di tutto. Ci sono gli algoritmi più semplici, che sono algoritmi di tipo iterativo e tipicamente hanno una complessità di tipo n quadro. Ne vediamo un paio velocemente. Poi ci sono, l'ultima riga, gli algoritmi di tipo ricorsivo, che sono un pochino più complicati, perché bisogna già capire la ricorsione e impostarla, ma riescono ad avere una complessità di tipo n log n, nel caso medio, o in alcuni casi anche nel caso peggiore. E tra n log n e n quadro, se n è piccolo, non c'è differenza. Se devo ordinare 10 elementi, che me frega di fare la ricorsione, uno qualunque selection sort. Mi dà anche n quadro, ma 10 al quadrato fa 100. E 10 log 10
fa 30. Non è che ci sia questa grande differenza. Contando che tu sono le costanti nascoste nella ricorsione, che conta di più. Se invece n è 10.000, cambiano tanto le cose. Tra l'altro esiste una dimostrazione che dice che nel caso generale non possono esistere algoritmi di ordinamento più efficienti di n log n. Cioè quando un algoritmo n log n, di complessità n log n, ho raggiunto, poi posso fare di meglio, un pochino di meglio lavorando sulle costanti della complessità, ma dal punto di vista asintotico non posso fare di meglio. Perché altrimenti non avrei il numero di confronti minimo per poter neanche verificare che gli elementi siano tutti ordinati. Nel caso generale. Esistono poi dei casi, invece dei casi particolari quando conosco già alcune proprietà strane dei dati in cui riesco a fare meglio di n log n. Ad esempio alcuni algoritmi che hanno complessità ODN. Quando voi avete in mano un mazzo di carte, 54 carte, e vi dico mettile in ordine, guarda che ci siano tutte, cosa fate? Che complessità avete per mettere in ordine un mazzo di carte? Faccio spazio, l'asse di cuore va qua, le prendo e le metto ciascuna al suo posto. Che complessità ho? Ho di n. Perché ogni carta la prendo in mano una volta, la poso una volta e so già dove, perché l'ho guardata in faccia, e poi alla fine le raccolgo tutte, ma ogni carta la riprendo in mano una volta. Ho toccato ogni carta due volte, una per posarla e una per prenderla. O di n. Perché? Perché sapevo già prima quali erano le carte, quali valori mi aspettavo esattamente. E quindi dove metterla quando l'avevo in mano. Nel caso generale ho 1000 numeri da ordinare, dicono questo è il 7, il numero 7, dove lo metto? Che ne so, fammi vedere gli altri 999 numeri e poi ti dico dove metto il 7. Nel caso generale non posso sapere, prendendo una carta, un numero, un elemento in mano, dove andrà a finire. Nel caso particolare del mazzo di carte sì. Conosco delle proprietà particolari dei numeri da ordinare, degli oggetti da ordinare, che mi permettono di realizzare gli algoritmi di ordinamento più efficienti, che però funzionano solamente in quel caso particolare lì. Se dovessi metterli in ordine per numero di matricola, anche se è un valore numerico crescente, non so cosa farne. Non è che dal numero di matricola devo dire dove sederti, perché non so quanti buchi ci sono, quali sono i numeri degli altri. No? Non funziona sempre questo metodo, no? In alcuni casi particolari sì. E quindi sono questi ODN. Allora, proviamo a vedere, senza spendere troppo tempo su quelli iterativi, ma per avere un'idea del confronto che abbiamo. I due più noti. L'insertion sort dice, allora il problema è, no? Abbiamo un vettore, lo vogliamo ordinare. Il vettore contiene, facciamo il caso semplice, numeri interi, poi sappiamo che col comparable, col meccanismo comparable, possiamo fare qualcosa. Allora, l'insertion sort lavora così. Parte da un j uguale 0. E di fatto divide il vettore in due metà. In due parti, non sono metà. Due parti. Una parte di sinistra già ordinata e una parte di destra ancora da ordinare, addirittura ancora da guardare. Quindi mettiamoci a metà del lavoro, no? Non all'inizio, poi il caso iniziale è difficile da vedere. A metà del lavoro abbiamo un pezzo di vettore che è già ordinato e poi c'è l'elemento j-esimo, che è quello disegnato in giallo, arancione, quel colore è quello. Devo prenderlo e metterlo a posto. Ciò che segue il VDJ non mi interessa ancora.
Quindi è un pezzo di vettore su cui ho già lavorato e quindi avendo già lavorato gli elementi sono già in ordine. Poi ho un elemento da posizionare. Allora cosa faccio di questo elemento? Lo devo portare indietro fino a quando non vado a trovare un elemento che è più piccolo di lui. Quindi vado a confrontare l'8 col 21, l'8 col 16, l'8 col 12, continuo ad andare indietro perché l'8 è più piccolo, finché trovo numeri più grandi dell'8 vado indietro, poi a un certo punto trovo un numero più piccolo e mi fermo. Nell'andare indietro, quello che ho fatto è di prendere i numeri che man mano incontravo e li porto avanti in una posizione, perché comincio a fargli spazio. A questo punto il 12, il 21, il 16 li ho già spostati, anzi, prima sposto il 21, confronto 8 con 21, 8 è piccolo, allora sposto il 21, confronto l'8 col 16, 16 l'8 è piccolo, allora sposta il 16, confronto l'8 col 12, l'8 è piccolo, sposta il 12, confronto l'8 col 6, l'8 è grande, mi fermo e metto l'8 nel buco che il 12 mi ha appena lasciato. C'era il 12, l'ho spostato un po' più in là, adesso dove c'era prima il 12 c'è una cella libera, ci posso metterlo. Il risultato di tutto questo cosa ho fatto? Prima avevo un vettore che era ordinato fino a qui, adesso un vettore che è ordinato fino a qui. E quindi posso ripetere, vado a guardare l'elemento successivo, il 5. Devo portare qua. Quindi dovrò prendere 21, sposto avanti, 16 sposto avanti, 12 sposto avanti, 8 sposto avanti, 6 sposto avanti, 5 minuti. E vado avanti così. Ogni volta che ripeto, si sposta in là di 1 il valore di j che segna la frontiera tra la parte di vettore ordinata e quella non ancora ordinata. A livello di pseudocodice è una cosa del genere. Parte, vabbè, no, vediamolo. Un elemento alla volta, questo i è quello che nella figura di prima si chiamava j, cerca di inserire l'elemento ad, quello che si chiamava vdj, all'interno del vettore. E inserirlo significa andare all'indietro, vedete che c'è una i che si decrementa qua, partendo dalla posizione di inserimento pose, all'indietro, finché trovi i numeri che siano più grandi del numero che vuoi inserire. Quando l'hai trovato, e nel frattempo, mentre vai indietro, mentre fai questi confronti, fai che copiare i numeri, spostare in avanti. No? AD più 1 uguale a D, è quell'operazione di sposta in avanti. E alla fine deposita il valore nel punto cui è rimasto. Questo, se avete voglia di vederlo, è la visualizzazione di come opera su questo vettore di partenza. Il primo elemento è gratis, quando prendo un elemento solo è già ordinato. Poi considera il secondo, il 9, e lo scambia col 15. Poi considera l'8 e lo scambia col 9 con 15. Le celle grigie sono quelle che sono state spostate per far spazio al numero. Cerca l'1 e lo deve far tornare fino a qua. C'è il 4 e lo fa tornare fino a qua. C'è l'11, deve solo scambiarlo col 15. C'è il 7, va indietro fino a qui. E così via. Si vede che a un certo punto, alla fine, arriva al vettore totalmente ordinato. Con un numero di passaggi, che è n. Quante righe ci sono in questa tabella? N, perché ad ogni passaggio guadagno una casella. Devo fare n passaggi. E in ciascun passaggio quanto lavoro faccio? È uno di n. Perché se mi va bene sposto solo una casella, ma se mi va male sposto tutta la riga. Se il numero che trovo è grande, è piccolo. Deve viaggiare molto. Quindi ho un singolo passo che costa o di n moltiplicato n volte. Che fa un n quadro. E infatti queste formulette qui, un'analisi più, siamo così fine, ci dicono qual è il numero di confronti tra coppie di valori e il numero di spostamenti che viene fatto da questo algoritmo nel caso
minimo, migliore, nel caso peggiore, max, e nel caso medio. Adesso non stiamo a guardare quelle formulette, se non guardare il meglio e il peggio. Il meglio è n e n, quindi se va bene ci metto un tempo O di n. Quando è che va bene? È quando il vettore è già ordinato, quando non devo spostare niente. Se mi danno un vettore che è già ordinato, lui lo guarda, è finito. Il ciclo interno non fa nulla, fa O di 0. E se va male, invece, lavoro con n quadro. Il caso proprio peggiore è quello di avere un vettore che è esattamente ordinato al contrario di come dovrebbe essere. Allora, ogni elemento deve fare tutto il viaggio dalla parte opposta. Cioè, se un vettore è ordinato in modo decrescente, lo devo ordinare in modo crescente, questo qua fa il massimo del lavoro. Questo è un tipo di ordinamento. Un altro, per vedere più o meno che sono tutti dello stesso tipo, no? Come impostazione, è cosiddetto selection sort. Questo è più facile da capire, secondo me, anche se un po' meno efficiente. Sempre n quadro. Selection sort chiede, se ho dei numeri, qual è il primo? Come faccio a trovare il primo numero da mettere nel risultato? E voi mi dite, calcola il minimo. Ok, allora, prendo i miei numeri, calcolo il minimo, operazione di n, lo metto in prima posizione. E il secondo, ricalcolo il minimo tra quelli che restano, dopo che hai tolto il primo. E il terzo, ricalcolo il minimo, eccetera, eccetera. Cioè, il selection sort va a selezionare ad ogni volta il prossimo numero da mettere, andando a calcolare il minimo tra una serie di numeri che non sono ancora stati spostati. Anche qua c'è sempre la solita distinzione tra pezzi di vettore già ordinato e vettore da ordinare, e quindi supponiamo che questo sia già ordinato, cerco il minimo. Per cercare il minimo devo andare a leggere tutto questo vettore, perché non essendo ordinato devo guardarlo tutto. Non posso fare dicotomica o altro. Quando lo trovo, so che questo è il prossimo elemento, quello che deve venire dopo il 21. Ma attenzione che dopo il 21 c'è un altro elemento che poverino non ne poteva nulla, non posso sovrascriverlo. Ma una cosa semplice che posso fare è scambiare di posto quel 34 che deve ancora essere ordinato, col 21 che so che deve andare a finire quel punto lì. Quindi anziché fare tanti scambi come faceva l'insertion sort, quindi faccio uno solo. Guardo tutti gli elementi, dopo che li ho visti tutti trovo qual è il minimo e faccio lo scambio tra l'elemento minimo della parte di vettore ancora da guardare e il primo elemento della parte di vettore ancora da guardare. Il scambio di posto e per magia la parte ordinata del vettore si è allargata di una posizione. E quindi rifarò la stessa cosa, cerco il minimo tra questi, che sarà 27, e cambierò 27 con 81. E vado avanti così. È un po' il duale dell'altro. Qui facciamo uno scambio solo, ma per fare lo scambio dobbiamo guardarli tutti. Nell'insertion sort facevamo tanti scambi, ma degli elementi non ancora ordinati ne guardavamo uno solo, quelli successivi non ci interessavano. Un po' il contrario dell'altro. Questo, anche lui è n quadro come complessità, ha una caratteristica poco gradevole, è che anche nel caso migliore ha una complessità n quadro. Perché lui comunque i minimi se li calcola tutti, indipendentemente dal valore che c'erano nel vettore. Quindi si tende a volte a non usarlo proprio per quello. Non ha un comportamento buono nel caso di un vettore ordinato o quasi ordinato. In compenso è stabile come algoritmo. Ecco, voglio farvi vedere l'implementazione di questo signore.
non tanto come algoritmo, che tutto sommato è semplice, ma come organizzazione del codice. Allora, io qui ho una classe che ho chiamato selection sort. Cerchiamo, già che facciamo lo sforzo, di farlo nel caso più generale possibile. Quasi, ma con qualcosa. Il caso generale è l'algoritmo selection sort che lavori su un vettore di oggetti generici, che è chiamato T, e che ordini questi oggetti secondo un comparatore che sia in grado di comparare quegli oggetti di tipo T. Cioè sto definendo qua una classe generica, ok? Vedi che la classe non è selection sort, ma è selection sort di T si chiama, parametrizzata con un tipo non noto. In realtà dovrei dire, no, basta T. Poi in realtà avevo fatto un passo in più, che è quello di definire, perché mi serviva poi nel main, quando avremo tanti algoritmi, di definire un'interfaccia sort algorithm. Cioè, ok, io ho una famiglia di algoritmi di ordinamento, tutti implementeranno l'interfaccia sort algorithm, che significa che devono implementare il metodo sort. Ma è, se vogliamo, un abbellimento. Quindi ho una classe selection sort che implementa l'algoritmo appunto di selection sort realizzando il metodo sort che riceve come parametro un array di oggetti T, di oggetti studente immaginiamocelo, e un comparatore in grado di confrontare oggetti T. Non ho voluto fare quello con studente vector comparator studente com. E poi doverne fare un altro uguale per oggetti non di tipo studente ma di tipo docente. Perché in realtà le istruzioni che scriverei sarebbero esattamente le stesse. Se riesco a lavorare a livello più astratto, usando le interfacce, ci guadagno. E qui, vabbè, cosa sto facendo? J è il famoso punto che divide la parte di vettore ordinata da quella non ordinata. Faccio tanti giri, tante iterazioni, quant'è la lunghezza del vettore. Per ogni iterazione cerco il minimo del vettore dalla posizione J alla posizione finale. Quindi questo è un calcolo di minimo, vedete che sto confrontando vector di I con vector di POS. POS è la posizione del minimo, I è l'indice che va a guardare i vari elementi. Come faccio a confrontare questi due elementi? Beh, vector D è un oggetto di tipo T, ma io ho un comparatore di oggetti di tipo T, che quindi è il metodo compare, che è capace di confrontare. Qualunque siano questi oggetti, l'importante è avere un comparatore. E l'algoritmo di ordinamento funziona. È un po' più contorto da scrivere, da leggere, ma fatto una volta è fatto per sempre. Una volta che ce l'ho, che ho il minimo, scambio tra di loro l'elemento in posizione J con l'elemento in posizione POS, se per caso fossero diversi, cioè non era già per caso a posto il primo elemento fosse già il minimo. E quindi faccio questo scambio di oggetti di tipo T. In realtà non è di oggetti di tipo T, sto scambiando i riferimenti, non sto scambiando, copiando il contenuto degli oggetti. E questo viene ripetuto n volte. Tutto qui. C'è solo il main che sa cosa facciamo davvero. Io qua ho la classe, ho una classe che ho chiamato test sort algorithms con il main run test che crea una classe di tipo selection sort. E su questa classe chiama il metodo sort passando un elenco di studenti, stud è un vettore di studenti, che ho riempito con dei dati a caso, e new student by name è
il comparatore, il criterio con cui li voglio ordinare. Qui in realtà sto usando il questo metodo fillTestWithData semplicemente per mettere da parte, per riempire la struttura dati e per stamparla. Tutto il main è qua di fatto. Crea due oggetti, l'algoritmo di ordinamento e il comparatore. E chiama il metodo sort sull'algoritmo di ordinamento passandogli come parametro il comparatore. E lui può ordinare qualunque cosa. Quindi questi erano dei nomi casuali che ho trovato da un sito che generava nomi di persone casuali, con dei voti invece messi a casaccio, non veramente casuali, e matricole messe a casaccio. Qui sto chiedendo di fare l'ordinamento by name e lui mi stampa questi ordinati per cognome. Questo è il cognome, questo è il nome. Ma le matricole e i voti sono disordinati. Se decidessi di ordinarlo per voto, basterebbe cambiare il comparatore che passo alla funzione sort e la stessa identica funzione sort, lavorando con un comparatore diverso, mi darà gli stessi dati ordinati però questa volta per voto. Comparatore, tra l'altro, è della classe studente, non è dell'algoritmo, l'algoritmo non lo sa. Ha questa bellissima ignoranza reciproca dell'algoritmo di ordinamento che non sa che classi sta ordinando e della classe studente che non sa che cosa gli stai facendo. Ma l'unico che sa tutto sono queste tre righe del main che mette insieme le cose, è quello che rende riutilizzabile il codice che scriviamo oggi anche in contesti molto diversi. Per cui anche se volessi provare a fare l'insertion sort, basta cambiare la classe sort che faccio, l'insertion sort l'ho implementato, adesso non ve l'ho fatto vedere, ma c'è, e mi dà ovviamente lo stesso risultato. Fatto con un algoritmo diverso che lavora con lo stesso comparatore, tante proprietà dell'oggetto, e con la stessa collection di dati. Questi sono gli algoritmi iterativi. Se volete potete rubare questi, adesso non so se già è sul sito, lo metterò subito, questo progettino, e ci sono queste due implementazioni. La parte interessante viene quando andremo, e questi sono algoritmi n quadri, la parte interessante viene quando andremo a conoscere gli algoritmi di ordinamento invece di tipo ricorsivo. Cercheremo di capire come si ottiene il famoso n log n con prestazione. Ma purtroppo dovete aspettare ancora una settimana.